Allora, io sono Marco Maggiorati, dipendente in Lombardia, devo dire che siamo qua a questo presidio davanti al Palazzo della Provincia convinti, questa variante di Rosate nel Parco Sud, che sono quasi 5 ettari di speculazione, di cementificazione, non è tollerabile. Credo che ci possano essere delle alternative anche di espansione delle attività produttive in capannoni che sono oggi vuoti. Questo è un esempio negativo anche al in un momento delicato come la nuova variante del parco che è in discussione, che noi non condividiamo nemmeno la partenza di questa variante, che sarà veramente un colabrodo, un gruviera nel parco. Ecco, tu lo sai che non si parla solamente della variante di Rosate, ma anche di quella di Vignate, ma principalmente per la variante alla via di procedura, la variante del PTC del parco. Si discute anche di questo oggi. Sì, sì, dico questo. Io dico che Rosate è un esempio molto classico perché ha anche delle giustificazioni di carattere occupazionale e quindi in termini di motivazione uno può pensare che sia una cosa positiva. Ecco, io credo che debbano essere affrontati proprio gli aspetti positivi per dire che ci sono delle alternative. Se neppure questi vengono affrontati in maniera diversa, vedremo cosa succederà con la variante di piano che è in discussione, che porterà appunto ad essere un colabrodo il parco su cui bisogna capire già in una debolezza dell'ente parco della provincia come in questo momento. Abbiamo un parco senza sede, un parco con poco orientamento politico, completamente, diciamo, accoglie solo le varianti, cioè non capisco qual è la sua nervatura di conservazione, di difesa degli agricoltori, capisco invece qual è tutte le volte la sua forza nel riuscire a stralciare, a mettere in derogare per cementificare. Credo che questo sia inaccettabile per la popolazione milanese lombarda. Ecco, secondo te, a tuo giudizio personale, ma anche come rappresentante di un'associazione di tutto rispetto come Lega Ambiente, secondo te oggi come ne usciranno? Ma i lavori, beh, non lo so, io spero che ci sia consapevolezza da parte degli amministratori pubblici che il territorio oggi è un bene molto, molto importante, un bene comune, che nella fascia del Parco Sud il territorio è un bene ancora più prezioso perché ha l'agricoltura più pregiata d'Europa, quindi riuscire a fare conservazione e valorizzazione di quel territorio vuol dire fare attività produttiva per la nuova agricoltura. Spero che i sindaci abbiano questa consapevolezza e non vedano eternamente, continuamente, la variante come l'ennesima possibilità di espansione e di incassare oneri di urbanizzazione per continuare. Oggi ci vuole una riforma di bilancio e credo che il Parco Sud possa lanciare questo messaggio: basta uso del suolo per fare cassa da parte dei comuni. Speriamo.